Non si fa attendere la reazione del Messico all'ipotesi che gli Stati Uniti potrebbero imporre una tassa di confine per finanziare la costruzione di un muro tra i due paesi. Venerdì Donald Trump ha assicurato che la barriera fisica verrà realizzata prima del previsto e il ministro degli esteri messicano, che era arrivato a paventare un ricorso del suo paese all'ONU per garantire i diritti dei messicani negli Stati Uniti, in un'intervista televisiva ha detto: Naturalmente il governo messicano deve rispondere, la nostra risposta probabilmente non sarebbe mettere un'imposta generale su tutte le importazioni provenienti dagli Stati Uniti, perché danneggeremmo il consumatore messicano, feriremmo la vita quotidiana dei messicani, dovremmo applicare misure selettive. Sino che lo haríamos de manera selectiva. Le distanze tra i due paesi restano anche dopo la visita in Messico del segretario di Stato americano Rex Tillerson e del consigliere per la sicurezza nazionale John Kelly. Sul suo sito internet l'Agenzia per le Dogane e per la Protezione dei Confini statunitense ha annunciato che dai primi di marzo inizierà a raccogliere i progetti per il muro e che ad aprile verranno assegnati i primi contratti.